Beh, l'aspettiamo, De Cagna, l'aspettiamo se vuoi. La registrazione è partita, prego. Bene, allora buonasera a tutti, ringrazio intanto, diciamo, il professor Casini, che è il nostro delegato all'orientamento e che da anni svolge questo ruolo per appunto l'organizzazione di questa giornata di presentazione in condizioni, inutile dirlo, di particolare emergenza. Stiamo dicendo, andando in modalità a distanza, come d'altronde ciò che caratterizza la nostra attività da quando appunto siamo entrati in emergenza Covid-19. E devo dire, anche ne approfitto per comunicarlo anche a voi con ottimi risultati. Dunque, io ripeto, do soltanto un brevissimo saluto. Sono il direttore del dipartimento dall'ottobre del 2019, quindi particolarmente nuovo. E soltanto due parole sul Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali, sul quale poi vi illustrerà in maniera molto più ampia il professor Casini. Dico soltanto questo: il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali è l'erede della vecchia facoltà di scienze politiche. Il corso di scienze politiche nasce a Siena, diciamo, per gemmazione dalla facoltà di giurisprudenza. È un corso che comincia ad avere, diciamo, una sua autonomia, sebbene sempre all'interno della facoltà di giurisprudenza, a partire dagli anni 40, quindi c'è una solidissima tradizione. Ed è caratterizzata da un'offerta multidisciplinare, interdisciplinare, con un obiettivo ben chiaro fin dalle origini della istituzione. L'obiettivo è quello di formare le classi dirigenti, la classe dirigente e la classe politica del paese. Questo è un obiettivo che è emerso, diciamo, è una necessità che emerge a partire dagli anni 90 dell'Ottocento, che poi si consolida via via. Questa è stata d'altronde la funzione che hanno svolto in Italia le facoltà di scienze politiche, cioè quello prioritariamente di formare classe dirigente, quindi diciamo personale da assorbire prevalentemente nella pubblica amministrazione. Però attenzione, dico questo perché questa non è diciamo le cose, ovviamente. I tempi sono cambiati rispetto a quando queste facoltà hanno mosso i primi passi. L'offerta formativa oggi si caratterizza in maniera molto più variegata e con obiettivi che vanno ben oltre, diciamo, la formazione di classe dirigente da assorbire nella pubblica amministrazione. Diciamo che questo rimane l'obiettivo prioritario, ma come potrete vedere poi dalla illustrazione del professor Casini, indubbiamente il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali guarda non solo al settore pubblico, ma anche e soprattutto recentemente al settore privato. Ci sono alcune caratteristiche sulle quali, diciamo, vorrei spendere qualche parola. Ci siamo impegnati a partire da qualche anno grazie anche all'attività del mio predecessore, il professor Stefano Maggi, a tagliare alcuni corsi di laurea in direzione delle esigenze del territorio. È un qualcosa che ci viene richiesto anche dall'Ateneo e quindi abbiamo, diciamo, operato in questo senso. Tra l'altro, vedo che ci ha raggiunto anche il professor Berti quest'anno. Il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali con grande sforzo, diciamo, un nuovo corso di laurea, LM 87, di cui vi parlerà appunto il professor Casini, grazie alla collaborazione con il DISPOC, che costituisce appunto una nuova possibilità di formazione in un settore di cui che cui
cui, diciamo, la vecchia facoltà di scienze politiche aveva una tradizione. Io mi fermerei qui, non vorrei dilungarmi troppo ed entrare poi, diciamo, pestare i piedi al professor Casini, perché è lui che ha preparato questa presentazione, che vi illustrerà e vi illustrerà tutte le possibilità di studio presso il nostro dipartimento. Quindi io vi ringrazio davvero per la partecipazione in questo periodo, appunto, di emergenza, però ci stiamo rendendo conto che effettivamente la teledidattica e le modalità, non soltanto per la didattica, ma la modalità a distanza offre grandi possibilità, perché appunto permette magari di poter seguire eventi che in situazioni normali, a causa dei numerosi impegni magari non, e degli spostamenti, diciamo, non è possibile seguire. Quindi da un certo punto di vista è anche una possibilità in più, con effetti che stiamo verificando molto molto positivi. Mi fermo qui, quindi io lascio la parola al professor Casini per la presentazione del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali. Grazie davvero a tutti e spero ovviamente di vedervi tra i nostri iscritti. Grazie, buonasera. Grazie Gerardo, ringraziamo il direttore del nostro Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali. Adesso metto una scheda con delle slide, datemi il tempo per organizzarmi. Spero che riusciate a vedere tutti quanti. Se alle volte dovessero esserci dei problemi per visualizzare queste schede delle slide che vi sto presentando, che mi aiutano in qualche modo nella presentazione, potete trovarle già da oggi sulla nostra pagina Facebook. Basta andare su Facebook, digitare Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali e troverete queste slide per chi eventualmente non può visionarle. Come vedete, il nostro dipartimento si trova in via Matteori, a Siena, vicino a due passi da una delle nostre porte, Porta Tufi. Questo è il nostro indirizzo, il nostro sito, bispiunisi.it, vedete, dove potete trovare tutte le informazioni su quello che sono, diciamo, i servizi, l'offerta formativa del nostro dipartimento e quant'altro. Ancora qualche immagine per iniziare. È una bellissima sede, moderna. Sulla sinistra qui vedete uno dei nostri terrazzi. Qua è uno spazio all'aperto fuori, dove i ragazzi spesso si ritrovano. Questa è, diciamo, per iniziare un po' la descrizione del nostro dipartimento. Ha già detto in gran parte molte cose il direttore. Quello che caratterizza la nostra offerta formativa, come anche ai tempi in cui esisteva la facoltà, è proprio la dimensione multidisciplinare. Le discipline di studio, infatti, sono attinenti a vari campi, dal diritto all'economia, come vedete, no? Storia, politologia, sociologia, statistica, demografia, le lingue. Un'offerta formativa caratterizzata anche poi da esperienze di stage, tirocini, ne parleremo. È un dipartimento che da sempre è proiettato sui temi della contemporaneità. Durante diciamo, l'anno accademico, il dipartimento organizza anche numerose attività seminariali, convegni, incontri. La forza, la nostra forza delle scienze politiche sta proprio nell'analisi dei contesti e nella preparazione ad ampio raggio. Ampio raggio significa che diciamo, i nostri insegnamenti, le nostre materie coprono un ventaglio molto ampio, materie storiche, politologiche, sociologiche, economiche, e consente la preparazione che i nostri studenti avranno, seguendo i nostri corsi, di ottenere gli strumenti per poter lavorare, poi ne parleremo
più avanti in vari ambiti lavorativi. Quali sono i nostri corsi di laurea? Iniziamo dal corso di laurea triennale in scienze politiche, L36. Vi dovete abituare a vedere anche delle sigle alfanumeriche una volta entrate all'università. L36 sta a indicare in Italia i corsi in scienze politiche, i corsi di laurea in scienze politiche. Come vedete, questo corso è erogato anche in modalità di teledidattica. Offriamo tre curricula in questo corso di laurea triennale, vedete, storico politico, studi internazionali, governo e amministrazione. All'interno di questo corso ovviamente si studiano discipline, le scienze sociali, politiche, discipline storiche, giuridiche, che vi possono dare, anzi che vi danno, le competenze di base, quelle che da sempre sono le competenze di base per chi ha fatto e fa scienze politiche. Il corso in questi tre curricula prepara le attività professionali e sbocchi occupazionali in vari ambiti, dalle imprese alle organizzazioni, enti privati nazionali e internazionali, amministrazioni, organizzazioni pubbliche, vedete? Ma ne parleremo poi anche meglio quando tratteremo dei corsi di laurea magistrale. Ho messo qui un esempio di quello che può essere, di quello che è il piano di studi che voi incontrerete, vi troverete davanti una volta che vi iscrivete al nostro corso di laurea triennale. Ho preso questo, il curriculum studi internazionali. In realtà questo piano di studi è molto simile anche agli altri curricula. Variano questi curricula soltanto per 4-5 materie al loro interno, ma nella gran parte sono presenti esami da sempre formativi per chi ha fatto e chi fa scienze politiche. E cos'è il piano di studio? È il piano, lo dice la parola, vedete dove sono inseriti gli esami che dovrete sostenere al primo, secondo e terzo anno. Accanto a ogni esame, vedete, ci sono questi numeri, queste cifre, 9, 12, 3, 6, sono i crediti formativi, crediti formativi universitari. Da quando c'è stata la riforma universitaria, ogni esame universitario ha una sua potenzialità espressa in crediti formativi. Gli esami da 9 crediti comportano delle lezioni, 60 ore di lezione. Quelli da 6 crediti, 40 ore di lezione. Poi vedete ci sono le idoneità che danno, attribuiscono 3 crediti. E poi ci sono altre attività di cui parleremo poi più avanti, e cioè gli stage, altre attività. Vedete anche la tesi della triennale ha un suo punteggio. Tutto questo comporta poi un totale finale di 180 CFE. Ma tutto questo a voi interessa fino a un certo punto, perché, come dico sempre in queste presentazioni, è un sistema automatico. Per forza di cose, quando avrete terminato tutti gli esami, arriverete a quel totale previsto di crediti formativi. Ed ecco le nostre lauree magistrali. Il primo corso di laurea magistrale che vi presento è quello in scienze internazionali, caratterizzato dalla sigla LM52, e anche questo prevede 3 curricula: il curriculum scienze internazionali e diplomatiche, sviluppo e cooperazione internazionale, European Studies, che come potete intuire, poi c'è scritto anche lì ovviamente, è un corso tenuto completamente in inglese, quindi i docenti svolgono le lezioni in inglese, gli studenti danno l'esame, quelle materie, in inglese, European Studies. Questo corso di laurea magistrale, come vedete, fornisce conoscenze multidisciplinari in ambito giuridico, economico, politologico, storico, linguistico. Ovviamente, essendo una laurea, come un tempo le chiamavamo lauree specialistiche, vi specializzate in qualcosa. Quindi in questo caso vi specializzate in un ambito internazionale. E quindi
le materie che studierete all'interno di questo corso vi potranno dare la possibilità di analizzare e di interpretare i fenomeni politici, economici, sociali, la dimensione internazionale di questi fenomeni. Quali sono gli sbocchi professionali tipici di questo corso di laurea? Comprendono ovviamente la carriera diplomatica, che da sempre è, diciamo, lo sbocco professionale più ambito da chi ha fatto e chi fa scienze politiche. Le organizzazioni internazionali, le istituzioni comunitarie, tutte quelle organizzazioni che si occupano anche di relazioni internazionali, di diritti umani, cooperazione allo sviluppo, interventi umanitari in aree di crisi, le ONG, le organizzazioni non governative. Ho messo anche per questo corso di laurea in scienze internazionali un esempio di quello che è il piano di studio. Vedete, primo e secondo anno, in questo caso ci sono insegnamenti, come vedete c'è molta più scelta di materie all'interno di questo curriculum. Ve lo lascio un attimo in osservazione. Come vedete, diamo la possibilità di poter presentare, di poter sostenere altre lingue dell'Unione Europea, vedete? Dopo le due lingue che avete dato nella triennale, perché nel corso di laurea triennale, oltre al francese e allo spagnolo, obbligatori, uno dei due a scelta, ovviamente, e la lingua inglese, non c'era la possibilità di mettere altre lingue. Qui nel corso di laurea magistrale c'è la possibilità di inserire, come vedete, altre lingue. L'altro corso di laurea magistrale che offriamo è quello in scienze delle amministrazioni, LM63. Anche questo, come vedete, è suddiviso in due curricula, tributi, diritto e economia, comunicazione, marketing territoriale e turismo. Ovviamente chi è che fa, si iscrive a questo corso di laurea magistrale? Coloro che nel corso di laurea triennale hanno seguito, si sono laureati nel curriculum governo e amministrazione. Diciamo è la prosecuzione normale, naturale, per chi si sente in qualche modo portato per tutto ciò che è l'ambito della pubblica amministrazione. Alcuni dei nostri laureati in questo corso di laurea magistrale hanno trovato in qualche modo lavoro presso enti pubblici, privati, imprese, in ambito nazionale ma anche internazionale, nell'ambito dei mass media, delle risorse umane, del marketing e del turismo. Quindi, come vedete, già da tutto quello che vi ho detto in queste in questa breve illustrazione che sto facendo, avete già capito come chi esce dal nostro dipartimento, sia con la laurea triennale e soprattutto poi con la specializzazione in uno di questi corsi di laurea magistrale, può trovare occupazione in vari ambiti lavorativi. L'altro corso che in qualche modo iniziamo da questo anno accademico è questo corso di laurea magistrale in sostenibilità sociale e management del welfare, LM87. Se il professor Padoberti, che ci sta ascoltando, magari sotto questa mia sintetica slide vuole dire qualcosa, mi sarei ben lieto, Fabio. Sì, posso solo aggiungere, grazie Fabio. Sono Fabio Berti, insieme ai colleghi del DISPI abbiamo messo in piedi questo nuovo corso di laurea in sostenibilità sociale e management del welfare. È un corso di laurea che arriva e che è pensato un po' in continuità con il corso di laurea triennale L39 in scienze del servizio sociale, e ha una finalità di preparare, diciamo, i futuri dirigenti dell'ambito dei servizi sociali. Una laurea magistrale pensata
per chi da grande ha intenzione di occuparsi, appunto, come recita il titolo, del management del welfare, sia in ambito pubblico che in ambito privato sociale. E quindi i nostri futuri laureati saranno dirigenti di strutture, penso strutture per minori, strutture per anziani, dirigenti dei servizi che si occupano del recupero di tossicodipendenti, di ex detenuti, eccetera. Contrariamente ad altri corsi di laurea analoghi che troviamo in Italia, questo corso di laurea ha voluto dare un'impronta molto importante anche all'aspetto teorico e paradigmatico, e questo lo si coglie nella prima parte del titolo, appunto, che recita sostenibilità sociale. L'idea è che, come vediamo anche in questi giorni in relazione all'emergenza sanitaria, è difficile pensare alla progettazione di interventi in termini di welfare senza preoccuparsi più in generale della questione della sostenibilità sociale, quindi dell'equità, dell'uguaglianza, della solidarietà, del contrasto all'esclusione e alle forme di vulnerabilità sociale. E questa è una nuova sfida che il DISPI, che il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali, ha fatto insieme al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Credo sia una bella esperienza che nei prossimi anni metterà a disposizione degli studenti triennali un'alternativa ad altri percorsi di studio magistrale più consolidati e più rodati. Perfetto, ti ringrazio Fabio del tuo contributo. Andiamo avanti nella nostra presentazione. Dico a tutti che se avete delle domande poi da fare, vi pregherei di prenotarvele, lasciate, poi risponderò alle vostre domande alla fine della mia presentazione. Parlando ancora di didattica, bisogna farci un po' di pubblicità. Non è una pubblicità gratuita, ma è la verità. Del resto, ormai da tanti anni la qualità della nostra didattica e anche i risultati della nostra ricerca sono fra i migliori in Italia, come diciamo le classifiche Censis e Repubblica hanno attestato. Alcune piccole, diciamo così, notizie, informazioni per chi di voi poi si iscriverà al nostro corso di laurea. Innanzitutto l'iscrizione è la immatricolazione, cioè siete praticamente matricole. Questa immatricolazione normalmente si svolge da fine luglio, primi di agosto, e si prolunga fino alla fine di ottobre presso lo sportello unico dell'università. Quindi diciamo, vi diamo la possibilità di iscrivervi anche a corsi di lezione già iniziati, perché, come dirò più avanti, i corsi di lezione, almeno quelli del primo semestre, cominceranno il primo di ottobre. Però diamo la possibilità fino alla fine di ottobre di potersi iscrivere. Una volta iscritti dovete scegliere chiaramente il corso di laurea triennale in scienze politiche quale curriculum fare, quale curriculum seguire. Quindi se quello storico politico, governo e amministrazione, oppure studi internazionali. Nei mesi di ottobre, l'anno scorso l'abbiamo fatto in quattro sessioni, diciamo, 2 a ottobre e 2 a novembre, si svolge il test d'ingresso per le matricole. Tengo a precisare che questo test d'ingresso è un test di autovalutazione, che quindi non preclude, se alcuni di voi fanno un test insufficiente, la possibilità di seguire corsi di lezione. Però è un test che comunque dovete fare, quindi è obbligatorio. All'interno del primo anno, nelle date previste, quelle che deciderà il comitato della didattica, e comunque entro l'inizio del secondo anno, perché altrimenti rischiate che la vostra carriera venga sospesa. Però non vi dovete assolutamente imporre di tutto questo. Sono test abbastanza semplici,
se ottenete, come leggete nella slide, un punteggio inferiore a 15 punti, normalmente sono 30 domande. Quindi se ottenete un punteggio inferiore a 15, non è che vi, diciamo, andate via da scienze politiche. No, assolutamente no. Sarete in qualche modo consigliati da me e dai tutor a seguire dei corsi di formazione, diciamo di recupero, previsti, che verranno concordati poi con i docenti incaricati per, appunto, per fare questi corsi di recupero. Questa che vedete in questa piccola immagine è una delle nostre, uno dei nostri corridoi della nostra bellissima sede di via Mattioli. Nello specifico, questo è proprio il piano d'ingresso, dove sono, vedete qua a sinistra e a destra, le aule dove facciamo le lezioni e dove facciamo anche gli esami. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata. Che vuol dire questo? Vuol dire che se alcuni di voi hanno un lavoro part-time, oppure possono avere delle problematiche varie per cui non possono seguire le lezioni, possono tranquillamente preparare singoli esami da casa, studiando nei libri di testo che ogni docente è tenuto a segnalare e che appariranno poi nel notiziario che stiamo preparando anche per il prossimo anno accademico, dove ogni docente per ogni materia di insegnamento indica i testi, i manuali, i testi su cui studiare. I corsi di lezione si articolano in due semestri, cioè ci sono quei docenti che hanno deciso di svolgere le proprie lezioni nel primo semestre, e cioè da ottobre a gennaio, e quelli che le svolgeranno da marzo a giugno. Quindi voi, matricole, vi dovete organizzare rispetto allo studio che fate adesso alle scuole superiori, cercando di vedere quali materie nel primo anno, ad esempio, del curriculum che avete scelto, quali materie potranno essere seguite nel primo semestre e quali nel secondo semestre. Gli appelli d'esame. Cosa sono gli appelli d'esame? Sono le date che ogni docente ha deciso di mettere per poter sostenere la materia. E questi appelli d'esame si svolgono in varie sessioni. Ai miei tempi c'erano poche sessioni, poche occasioni in cui poter dare l'esame, adesso ce ne avete tantissime. Ci sono quelle ordinarie, ad esempio a febbraio c'è il silenzio accademico, non ci sono più lezioni, ma nel mese di febbraio ci sono 3 appelli per poter dare l'esame. Lo stesso accade nelle sessioni estive, tra fine giugno e tutto luglio, altri 3 appelli di esame, altri 2 ci sono a settembre. E poi ci sono sedute straordinarie, una ad aprile ed una a novembre, per coloro che eventualmente non ce l'hanno fatta a sostenere nell'anno accademico tutti gli esami del primo anno. Può accadere a tutti, non vi dovete preoccupare di questo, di rimanere indietro di qualche esame. E allora ci sono questi appelli, una a novembre ed una ad aprile, per poter in qualche modo rimettersi in carreggiata. Per poter sostenere l'esame occorre, come ho già detto, aver superato il test, e poi vi prenotate online ad ogni appello di esame nel portale della segreteria studente. Gli esami, normalmente, la gran parte degli esami si svolgono in forma orale, ma ci possono essere anche degli esami scritti, oppure parte di questi esami sono in forma scritta e poi con l'orale finale. Proseguiamo, diciamo, questa mia presentazione su quelli che sono gli stage e quello che è il programma anche di Student Mobility. Sia nel corso di laurea triennale, sia in quelli magistrali, voi studenti potrete, anzi dovete, svolgere degli stage, dei tirocinio, delle esperienze di lavoro, delle esperienze nel mondo del lavoro. Sarete voi stessi a scegliere dove andare, anche se esiste un ufficio che vedete indicato qua, il placement office, che in qualche modo ha già delle indicazioni di alcuni stage
dunque i tre studenti hanno realizzato. Queste esperienze di lavoro possono essere fatte negli enti pubblici, privati, presso un'azienda, un'impresa, anche presso la uffici dell'università stessa, biblioteche e così via dicendo. A seconda dei corsi di laurea, il Dipartimento può assegnare vari CFU, e questo lo vedete poi, crediti formativi anche per queste esperienze di stage nei vari piani di studio. Sono previsti anche degli stage all'estero, con borse di studio, e con questo programma chiamato Erasmus for Traineeship. Questa parola magica Erasmus mi permette di introdurre il tema di questa student mobility e in particolar modo del programma Erasmus, che tutti voi sicuramente conoscerete anche solo per ne averne sentito parlare. L'Università di Siena è stata una delle prime in Italia a intraprendere più di 30 anni fa questi contatti con altri paesi dell'Europa. Un tempo erano pochissime università, adesso riusciamo a coprire tutti i paesi dell'Europa, dell'Unione Europea, non solo, anche altri paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, e addirittura ci sono nostri studenti che svolgono l'Erasmus presso altri continenti. Quindi, come vedete, è un'esperienza molto importante. Chiaramente è un'esperienza con la quale non è soltanto un'esperienza di vita, un'esperienza nella quale potete migliorare o imparare una nuova lingua, ma è l'esperienza che, attraverso la quale potete continuare a dare esami presenti nel vostro piano di studio, come se foste in Italia, ma le date all'estero, presso un'altra sede. Non vi dovete preoccupare in questo caso se il sistema di votazione di crediti formativi è diverso da quello italiano, perché poi abbiamo un sistema di conversione dei voti e dei crediti, per cui vi riconosciamo in gran parte gli esami che avete dato all'estero. E quindi questa esperienza all'estero, oltre che essere un'esperienza anche divertente per molti di voi, vi servirà per poter sostenere gli esami che avreste dato stando qua in Italia, però facendovi questa esperienza all'estero. Il sito, vedete, è indicato qua, dove potete trovare tutte le informazioni per questa vostra esperienza di studio e anche di stage all'estero. Orientamento tutorato. Non l'ho detto all'inizio della presentazione, ma oltre che essere docente, la mia materia è storia della diplomazia, e la troverete per chi fa il corso di laurea magistrale in scienze internazionali. Da qualche anno sono anche responsabile dell'orientamento tutorato. L'orientamento è, diciamo, tutta quella serie di attività rivolte agli studenti delle scuole superiori. Quello che stiamo facendo oggi è praticamente un'attività di orientamento per tutti voi, nella quale viene illustrata, come sto facendo, la nostra offerta formativa, i nostri corsi di laurea, i servizi del nostro dipartimento. Queste attività, purtroppo stiamo vivendo una situazione abbastanza critica, per cui non possiamo più fare orientamento nelle scuole, ma il nostro auspicio è quello di riprendere anche a fare queste attività presso le scuole direttamente, anche attraverso delle lezioni dimostrative, dei seminari tematici, così abbiamo fatto per tanto tempo, e poi anche attraverso delle attività, oggi la facciamo online, ma normalmente le facciamo direttamente nel nostro dipartimento, quindi in presenza, università aperta, gli open day. A questa attività di orientamento si affianca quella indispensabile di tutorato. Tutti gli studenti che si iscriveranno, che faranno parte della vita del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali, potranno beneficiare di una forma di assistenza molto importante durante tutto l'arco dei loro studi. Un'assistenza che è fornita non solo da noi docenti,
ma soprattutto dagli studenti tutor, che sono studenti come voi, un po' più grandi, già laureati nella triennale, che stanno facendo i corsi di laurea magistrale e che attraverso una selezione, nel mio caso che io stesso ho fatto per il Dipartimento, mi aiutano in questa attività di orientamento e tutorato, svolgono un'attività di informazione continua attraverso sportelli di orientamento aperti al pubblico e attraverso anche dei ricevimenti privati e in qualche modo garantiscano una costante verifica di quello che è il vostro grado di apprendimento, la vostra soddisfazione o meno nell'intraprendere gli studi presso il nostro Dipartimento. Credo che ci siano collegati oggi qui con noi anche alcuni dei miei tutor. Io lascerei qualche minuto anche a loro, se sono d'accordo, per spiegare meglio la loro attività. Prego. C'è nessuno che vuole intervenire? Ma se le altre sono d'accordo, posso dire qualcosa io? Non so se mi sentite. Prego. Okay, allora, prego. Scusate, il mio video non funziona, quindi potete solo sentirmi, ma potete vedere Elisa, che vedo che ha appena messo il video adesso. Elisa, la vediamo? Bene. Allora, noi al momento siamo in 7, tutor del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali, e la nostra attività principale è quella di fare ricevimento studenti. Al momento, naturalmente, siamo disponibili in via telematica, quindi in videochiamata o anche un messaggio, una telefonata, insomma, in qualsiasi, una mail, ovviamente, anche in qualsiasi modo possa venire più comodo. Quando riaprirà l'università, normalmente noi facciamo ricevimento in università con degli orari prestabiliti e siamo un po' a disposizione degli studenti per qualsiasi cosa possano aver bisogno. Ovviamente noi non sappiamo tutto, però di solito siamo in grado di reperire ogni informazione o comunque di indirizzare gli studenti che hanno bisogno verso l'ufficio competente, verso il docente che si può, insomma, occupare del loro problema. Cosa possiamo dire anche? Trovate tutti i nostri contatti sulla pagina dei tutor, siamo anche su Instagram e su Facebook e siamo molto orgogliosi delle nostre pagine, quindi insomma lì potete un po' seguire non soltanto i nostri orari di ricevimento, ma anche gli eventi dell'università, insomma, che tentiamo di pubblicare per appunto dargli un po' di pubblicità, quindi insomma potete rimanere aggiornati sulle varie date utili per le iscrizioni, per gli esami, per la valutazione didattica o insomma per tutto quello che riguarda l'università e per le nostre attività che appunto principalmente riguardano il ricevimento, e siccome ora si svolge in modalità telematica, lì trovate anche tutti i nostri contatti se doveste aver bisogno di qualsiasi cosa, veramente anche la domanda che può sembrare più sciocca, però insomma il fatto che noi siamo qui a disposizione può essere anche utile per fare quelle domande che magari non si trova risposta semplicemente guardando su internet, ecco. Brava, vedo che Elisa ha mandato in chat le nostre pagine, molto efficiente, così insomma se avete bisogno li trovate anche lì. Grazie Martina, sono anche qui, mi ero permesso di metterle anche nella scheda, se la vedete. Cioè sia quella di Dipartimento, sia la vostra pagina Facebook. Sì. Elisa, vuoi dire anche te qualcosa? Martina ha già detto più o meno tutto, comunque in ogni caso per qualunque consiglio per quanto riguarda i tirocini, gli sbocchi lavorativi, dubbi sugli esami, per qualunque cosa noi ci siamo, a partire dall'esame d'inglese oppure qualunque difficoltà che gli studenti possano incontrare, diciamo, sia nella scelta che durante il percorso di studi. Siamo studenti come voi, quindi possiamo capire benissimo, diciamo, tutte le vostre problematiche, possiamo aiutarvi per quanto possibile o almeno indirizzarvi
di indirizzarvi, diciamo, all'ufficio competente o al professore interessato. Perfetto, c'è anche Sara Calabrò. Non so se anche Sara, eccola qua. Sara, non ti sento. Ora mi sentite? Vai. Niente, per aggiungere quello che hanno detto Martina e Elisa, non saprei anche proprio riguardo proprio ora loro che sono nella scuola, che stanno facendo, diciamo, il passaggio all'università, proprio a livello anche di immatricolazioni, di a livello segreteria possiamo dare anche altri aiuti inerenti a ciò. Poi non aggiungerei altro rispetto a quello che ha detto Martina e Elisa. Perfetto, ti ringrazio anche a te, Sara. Ho messo anche, questo vi farà piacere ai miei amici tutor, eccoli qua. Come vedete, questa era una a sinistra, una delle nostre giornate durante il Career Week dello scorso ottobre 2019, all'interno del quale avevamo realizzato un nostro Open Day, quindi un Open Day di dipartimento, e qui avevamo il nostro tavolo di accoglienza per gli studenti che chiedevano varie informazioni. E concludiamo con i servizi del nostro dipartimento. La nostra struttura offre agli studenti, ovviamente, oltre alle aule che avete visto e vi ho fatto vedere in precedenza, il salone, no? L'ingresso da dove si poteva capire sulla destra e sulla sinistra l'esistenza delle varie aule delle lezioni, che poi sono anche le stesse in cui facciamo gli esami. Poi abbiamo anche una bellissima aula magna dedicata al nostro compianto professore Antonio Cartini, che è stato anche preside della Facoltà di Scienze Politiche. Abbiamo delle confortevoli sale studio su tre piani di una delle ale della nostra struttura, tutte dotate di wifi gratuita, dove i nostri studenti passano diverse ore durante il giorno. È anche un modo di aggregazione, di conoscenza tra di loro. Sulla destra vedete questa bella foto che ci fa, diciamo, vedere una parte, una delle sale di studio. Come vedete, nella parte più bassa ci sono i tavoli su cui studiare e nella parte più alta c'è una parte della biblioteca, che è divisa in vari settori. E a tal proposito devo dire che la nostra biblioteca, che condividiamo con i nostri colleghi di giurisprudenza, la biblioteca del Circolo Giuridico, è una delle biblioteche, diciamo, più importanti d'Italia. Come vedete, è stata fondata nel 1880 ed è riconosciuta come centro di documentazione europea. Sono presenti chilometri di volumi, fra libri, documenti, riviste. Al suo interno c'è anche un fondo antico con dei manoscritti e con delle opere molto pregiate, come vedete, di secoli antichi. Quindi, diciamo, una biblioteca molto importante nella quale voi potete studiare, prendere in prestito dei libri, consultare riviste, documenti diplomatici o quant'altro, e quindi preparare anche eventuali ricerche, la stessa preparazione della tesi. E, diciamo, la ricerca poi del materiale presente nella nostra biblioteca può essere fatta attraverso questo sistema, che è un sistema integrato di tutto l'Ateneo Senese, il sistema SBS, con il quale ognuno di voi può vedere se c'è quel volume che a lui interessa, se c'è quel documento, e quindi può ordinarlo, può consultarlo e può prenderlo anche in prestito.
ancora sulla descrizione dei nostri servizi. Al terzo piano di una delle ale della nostra struttura ci sono i servizi, diciamo, gli uffici amministrativi. C'è la stanza del nostro direttore, il professor Nicolosi, che ha parlato prima dell'introduzione, ma anche i nostri segretari amministrativi. Mentre al piano terra c'è la segreteria studenti, con un servizio continuo di front office, di back office, presso la quale gli studenti possono accedere per qualsiasi problematica legata appunto alla loro diciamo vita universitaria, pagamento delle tasse e così via dicendo. Sono presenti anche dei laboratori di informatica con dei tecnici molto bravi a disposizione per qualsiasi vostra esigenza. Quando ho parlato all'inizio del corso di laurea triennale, diciamo al primo anno di qualsiasi curriculum che voi sceglierete del corso di laurea triennale in scienze politiche, occorre avere o ottenere il PET, Preliminary English Test, o idoneità B1. Presumo che molti di voi già ottengano questo certificato presso le scuole superiori. Chi non lo avesse ottenuto può frequentare, come vedete da questa slide, presso il Dipartimento di Economia, che è in Piazza San Francesco, un'altra bellissima zona della nostra città, può frequentare questo CLA, cioè il Centro Linguistico di Ateneo, che gestisce dei corsi ad hoc di preparazione per ottenere l'idoneità di lingua inglese. Ancora, un'informazione molto utile, noi come Università di Siena siamo collegati con l'azienda regionale della Toscana per il diritto allo studio, che mette a disposizione tutta una serie di agevolazioni, borse di studio, esonero dal pagamento delle tasse in determinati casi, accesso alle mense, vedete tutto quello che è scritto in fondo a questa slide. E c'è anche il sito da poter consultare su questo aspetto. E finisco, diciamo, questa mia breve presentazione mettendo quelli che sono stati quest'anno i prodotti, diciamo, alcuni dei prodotti della nostra attività. Questa simpatica immagine, nella quale vedete al centro una borsa che abbiamo realizzato, a destra la guida servizi, che praticamente riassume un po' tutto quello che vi ho detto in questa presentazione, poi a sinistra l'agenda, un'agendina del dipartimento, diciamo dei gadget simpatici che diciamo portiamo insieme ai miei tutor quando facciamo le varie iniziative di orientamento, oppure regaliamo ai nostri ospiti quando vengono dei giornalisti, degli storici, delle personalità a parlare diciamo dei nostri convegni o a dei nostri seminari. Quindi questo, diciamo, è un po' il sunto di tutta la nostra attività e di quello che il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali può offrire. Io, se siete d'accordo, interrompo questa presentazione delle slide tornando alla pagina principale. Se poi c'è necessità, posso riaprire queste schede. Eccoci qua. Ci sono domande da parte di voi? Da parte vostra? C'è una domanda in chat. C'è una domanda in chat. Allora, Tatiana Ferretti mi chiede se la preimmatricolazione è obbligatoria. No, non è obbligatoria. Peraltro, non so, magari i miei tutor possono intervenire in questo, non so se quest'anno la preimmatricolazione, con i problemi che ci sono stati
per via del Covid è partita la preimmatricolazione, ma non è una cosa obbligatoria, era un'agevolazione che veniva data a voi studenti, ma poi ognuno di voi può, diciamo, iscriversi a partire, diciamo, da fine luglio, agosto, fino alla fine di ottobre. Alessandra Andrenacci mi chiede se le lezioni si svolgeranno per via telematica. Questa è una bella domanda, Alessandra, è una bella domanda, perché al momento non sappiamo come si svolgeranno le lezioni all'inizio del nuovo anno accademico. La speranza è quella di poterle fare in presenza, quindi come nei tempi normali, nelle aule. Chiaramente, come ho già detto, per quanto riguarda il corso di laurea triennale, le facciamo già da tempo, quindi anche nei tempi normali, facevamo lezioni in presenza, ma contemporaneamente anche in teledidattica, quindi la teledidattica era già comunque attiva per quanto riguardava i corsi di laurea triennale. Ancora prima c'era la domanda di Martina Piccinelli, la quale mi chiede se gli studenti che non vengono da corsi di studio di tipo linguistico sono svantaggiati. No, non siete svantaggiati. Sicuramente almeno una lingua l'avrete data, l'avrete seguita, almeno una lingua la saprete tutti quanti dalle scuole superiori, quindi non è quello un problema. È chiaro che chi viene da un liceo linguistico magari, oltre all'inglese, francese, spagnolo, può conoscere qualche altra lingua. Faccio l'esempio della lingua tedesca. Alcuni anche in passato sono venuti a chiedermi: ma professore, al primo anno della triennale c'è la lingua inglese obbligatoria e poi una fra il francese e lo spagnolo. Quindi dice, io che so il tedesco, diciamo potrei, però c'è comunque la possibilità per chi già conosce più lingue di poter mettere, per esempio, una lingua che uno, diciamo, già conosce come materia scelta. Per esempio, nella triennale, al terzo anno, c'è la possibilità di scegliere due materie da 6 crediti. E magari uno che già conosce un'altra lingua può mettere quella. Chiaramente una precisazione va fatta, e cioè noi all'interno del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali possiamo garantire l'insegnamento dell'inglese, francese e spagnolo, non di altre lingue. Però, come è successo anche in passato, alcuni studenti che erano desiderosi di poter dare altre lingue, tedesco, russo, no? Ispano-americano, per esempio, che noi non insegniamo, li hanno frequentate presso altri corsi di laurea, ad esempio a lettere oppure all'università per stranieri, e poi hanno dato l'esame presso quei dipartimenti e poi gli è stato riconosciuto quell'esame di lingua all'interno del nostro dipartimento. Quindi c'è questa possibilità. Poi abbiamo la domanda di Lucrezia, laureanda per la L11, interessata al corso magistrale. Allora, devo dire a Lucrezia che al momento la L11, come lei forse saprà, non è, diciamo, fra quei corsi di laurea triennale che noi possiamo ammettere direttamente alla LM52. Posso farlo, siccome sono io peraltro quello che pensa a valutare le vostre richieste. Sono tutti i nomi di quelli che stanno partecipando. Prego. Allora, ho la possibilità, dicevo nel suo caso, di poter raggiungere 75 crediti formativi pescando da una serie di settori disciplinari. Ora ovviamente lei avrà tante materie LLIN, che sono quelle linguistiche,
però io devo avere almeno, devo pescare almeno un esame da MSTO, che è un esame diciamo storico oppure economico, quindi c'è comunque la possibilità di poterla mettere, però direi per poter lasciare anche la possibilità ad altre domande, mi può scrivere direttamente fabio.casini@unisi.it. Al momento ancora non sono visibili le richieste, saranno visibili più avanti. Una volta che potrò osservare in qualche modo il suo curriculum, le saprò rispondere in maniera più dettagliata. Vediamo. Ci sono altre domande? Nessun altro intervento? Vedo che è collegata anche la dottoressa Betti dell'ufficio orientamento e tutorato dell'Ateneo. Non so se Ginetta vuoi dire qualcosa anche te. Ecco Ginetta, se vuoi dire qualcosa. Buongiorno a tutti. Non era previsto il mio intervento, ma già specificato l'informazione relativa alle prematricolazioni. Per cui, per avere maggiori informazioni, però i ragazzi possono rivolgersi all'ufficio orientamento e tutorato, dove possono trovare anche i collegamenti con tutti i docenti, anche che possono essere attivati anche in altri momenti. Per cui, se avete poi bisogno di riparlare con il professor Casini o quant'altro, troverete anche i propri recapiti. Quindi io, se non ci sono domande specifiche sulla parte amministrativa, ecco, lascerei di nuovo la parola al professor Casini. Grazie. Grazie a te, Ginetta. C'è un'altra studentessa, Martina, che mi chiede quali sono i possibili sbocchi lavorativi. Ne ho parlato in precedenza facendo vedere anche delle slide. Molto probabilmente Martina non era ancora collegata, ve le dico adesso, le ripeto a voce ovviamente, dicendo a tutti quanti che chi si è perso la presentazione delle slide può benissimo andare sulla nostra pagina Facebook, basta mettere Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali e potrà in qualche modo vedere la scheda che ho appena presentato. Dicevo Martina, e lo ripeto anche per coloro che stanno ascoltando, gli sbocchi professionali diciamo sono molto vari per chi si laurea in scienze politiche. Questo perché nei nostri corsi di laurea, sia quello triennale e nei corsi di laurea magistrale che offriamo, vi troverete a studiare materie di qualsiasi ambito. Abbiamo tantissime materie storiche, politologiche, sociologiche, economiche, storiche, storia delle relazioni internazionali, linguistiche. Abbiamo un ventaglio di materie così varie che una volta usciti dai nostri corsi di laurea avrete sicuramente una preparazione ottimale per poter partecipare a qualsiasi concorso pubblico o a qualsiasi colloquio di selezione presso qualsiasi ambito lavorativo. Quali sono questi ambiti lavorativi? Partiamo da quello diciamo più vicino a quella che è la mia materia di insegnamento, storia della diplomazia, e quindi in ambito internazionale la carriera diplomatica è diciamo quella più ambita da sempre per chi fa scienze politiche, è anche quella più difficile, è quella che ti dà grandi soddisfazioni, ma c'è un concorso in carriera diplomatica che è sicuramente molto complesso, ma non è impossibile. Negli anni alcuni dei nostri bravi laureati
ce l'hanno fatta. E quella dell'agente diplomatico è sicuramente una delle attività più belle, più emozionanti, più prestigiose. Ma a livello internazionale non esiste solo questa. Ci sono le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea innanzitutto, con tutte le agenzie europee disseminate nei vari paesi. Anche a Roma ci sono tantissime agenzie dell'Unione Europea, dell'ONU, NATO, le organizzazioni non governative. Parecchi dei nostri laureati, soprattutto quelli che si sono specializzati poi nella cooperazione e lo sviluppo, hanno trovato sbocco presso queste organizzazioni non governative o presso le organizzazioni che si occupano della tutela dei diritti umani, per esempio. Dal punto di vista, diciamo, amministrativo, c'è l'imbarazzo della scelta, perché tantissimi dei nostri laureati, ad esempio, sono entrati nelle amministrazioni pubbliche, comuni, regioni. Ci sono molti laureati in scienze politiche che hanno trovato impiego presso le camere di commercio, presso le agenzie delle entrate. Alcuni sono dirigenti delle ASL. Un'altra attività da sempre tipica, diciamo, per chi ha fatto scienze politiche, è quella del giornalismo. Tantissimi nostri laureati sono diventati dei giornalisti importanti presso quotidiani e alcuni anche presso reti televisive. Quindi, come vedete, diciamo, gli ambiti lavorativi sono fra i più vari. Alessandra mi chiede se al termine dell'esame in lingua verrà riconosciuta una certificazione. Dunque, ora, francamente, qui non so, per quanto riguarda la lingua inglese, quando voi darete l'esame di lingua inglese previsto al secondo anno della triennale, voi la certificazione dovete già averla al primo anno, è quella di cui vi ho parlato prima, cioè il PET o l'idoneità B1. Per quanto riguarda le altre lingue, per esempio almeno il francese o lo spagnolo, che dovete dare al primo anno, non viene rilasciata nessuna certificazione, che io sappia. È praticamente l'esame di lingua spagnola o l'esame di lingua francese. Però a questo punto chiederei nei tutor, se sono già ancora in collegamento, se qualcuno di loro ha qualche notizia in più rispetto a questa domanda che mi è stata posta. Allora, per accedere al curriculum di European Studies è necessario avere un B2, che può essere anche, ad esempio, ottenuto tramite l'università, tramite il centro linguistico dell'università, oppure altre certificazioni internazionali. Praticamente hai risposto anche alla domanda che faceva Vittorio Pio, giusto? Per quanto riguarda il requisito per seguire appunto il curriculum European Studies. Sì. Ecco, devo dire che a proposito di questo curriculum, magari me lo confermeranno anche i miei tutor, ma è un curriculum che sta avendo sempre più successo, è seguito non solo da studenti stranieri ovviamente, ma anche da studenti italiani, dai nostri studenti laureati nella triennale, che si sentono in grado di poter seguire interamente un corso in inglese e di poter sostenere gli esami e addirittura di poter preparare la tesi in inglese, perché ovviamente poi alla fine di tutto la tesi in European Studies dovrà essere scritta in inglese e anche preparata in inglese. Benedetta mi chiede se questo corso di laurea magistrale in sostenibilità sociale e management di welfare è una novità. Esatto, è una novità, come diceva anche il mio collega Fabio Berti del DISPOC, poiché diciamo è un corso di laurea condiviso tra il DISPI e il DISPOC, è assolutamente una novità che proponiamo e a partire da questo anno accademico.
C'è qualche altro intervento? Non so se c'è sempre Fabio Berti, se te Fabio vuoi dire ancora qualcosa, non lo so, visto quest'ultima domanda che mi ha posto la ragazza. Nessun'altra domanda? Quindi sono stato abbastanza chiaro. Maurizio? Mi chiede se la sua laurea triennale è in scienze politiche e studi internazionali e lui vorrebbe seguire poi un corso di laurea magistrale in comunicazione, marketing territoriale e turismo. E mi chiede se questo è possibile. Sì, è ovviamente non è se è un ostacolo. No, non è un ostacolo. Ci sono già stati anche altri casi di studenti che hanno seguito il corso triennale, ad esempio curriculum storico-politico oppure studi internazionali, e poi dopo la magistrale hanno scelto di fare scienze dell'amministrazione, oppure viceversa. Ci sono studenti che hanno fatto governo e amministrazione della triennale e poi nella magistrale hanno scelto scienze internazionali, ad esempio, no? Ovviamente nel tuo caso, venendo da un corso di studi internazionali della triennale, ti consiglierei comunque, prima di affrontare il corso magistrale di comunicazione, marketing territoriale e turismo, di in qualche modo studiarti comunque un manuale di diritto amministrativo, ad esempio, che è un esame che in qualche modo chi affronta una laurea magistrale in scienze dell'amministrazione dovrebbe comunque conoscere. Bene, vediamo se c'è anche qualche altro intervento. Aspettiamo ancora qualche secondo, vediamo se ci sono ancora delle curiosità da parte vostra. Chiaramente se per finire un po' questa nostra conversazione, un discorso un po' così generico per quanto riguarda l'approccio che avrete una volta che vi iscriverete all'università. Ovviamente il metodo di studio, l'organizzazione universitaria è completamente diversa da quella, dal modo di vita, dal modo di studio che state facendo nelle scuole superiori. Come anche i miei tutor vi potranno dire, è un mondo completamente diverso quello dell'università. Intanto vi organizzate voi la giornata, organizzate voi la settimana, deciderete se andare a seguire la lezione o meno, deciderete quando dare l'esame, se siete preparati al primo appello oppure al secondo appello. Capirete che seguire le lezioni, anche se non è obbligatorio, è comunque una cosa molto importante. È chiaro, qualcuno di voi magari non lo potrà fare perché nel frattempo avrà trovato un lavoro part-time,
però chi potrà seguire tutte le lezioni dall'inizio alla fine avrà tutta una serie di vantaggi, almeno tre sono i vantaggi. Scusate, innanzitutto quello di prendere appunti. Normalmente cosa accade? Noi docenti, quando vediamo che uno studente ha seguito le nostre lezioni dall'inizio alla fine, ha preso meticolosamente gli appunti, diciamo, guarda, l'esame lo puoi preparare negli appunti, studiando sugli appunti. Non importa che tu studi libri di testo che noi, che ognuno di noi docenti mettiamo a disposizione. Quindi questo è un grosso vantaggio. È chiaro che poi alcuni di voi, come spesso mi è capitato, mi dicono, guardi professore, oltre ai suoi appunti voglio anche leggere il manuale previsto per questa materia. Perfetto, quindi è sempre un qualcosa, un arricchimento in più. Ovviamente chi non può seguire le lezioni dovrà studiare l'esame a casa, sui libri di testo. Ma questo, diciamo, almeno per quanto riguarda scienze politiche, anche quando era facoltà di scienze politiche, è sempre esistito, perché abbiamo avuto spesso degli studenti lavoratori che non potevano frequentare, che però hanno studiato a casa sui libri, e se uno studia bene può prendere benissimo un buon voto lo stesso, anche se non frequenta. Però frequentando ovviamente c'è il vantaggio. Quali sono gli altri vantaggi? Uno conosce i propri colleghi, fa amicizia con altri studenti e poi soprattutto conosce il docente, e quindi riesce a vedere un po' quali sono le abitudini, le prerogative di un certo professore. Quindi viene a contatto diretto con l'insegnamento. Non so se Elisa, che vedo ancora in contatto, oppure Martina, a questo proposito vogliono dare, diciamo, degli ultimi suggerimenti che servono anche da incoraggiamento agli studenti che ci stanno ascoltando per venire da noi, al nostro dipartimento. Elisa, Martina, Sara, volete dire qualcosa? Allora, cosa si può dire rispetto a, in conclusione? Insomma, lei più o meno ha già dato degli ottimi suggerimenti anche sul perché venire a seguire direttamente le lezioni, e per quanto la teledidattica possa essere comoda, sicuramente non può sostituire poi il fatto di essere fisicamente in università, tranne ovviamente se ci sono delle esigenze serie, come il fatto che si lavora e quindi giustamente si deve avere la possibilità di seguire ugualmente le lezioni magari in teledidattica. L'Università di Siena offre l'incredibile vantaggio di essere piccola e di trovarsi in una città che è Siena, che è anch'essa piccola, quindi insomma un'università che è perfettamente in scala rispetto alle dimensioni della città. E questo, che potrebbe sembrare uno svantaggio, non lo è assolutamente, perché le possibilità che vengono offerte all'Università di Siena sono tantissime e sono di grande qualità, e nulla hanno da invidiare a università molto più grandi, in cui per forza di numeri magari si trovano più alternative, ma la qualità sicuramente è garantita dal fatto che c'è un contatto strettissimo tra gli studenti e il personale amministrativo, i professori, anche i tutor e insomma chiunque vi possa eventualmente dare una mano all'interno dell'università per conciliare quella che è insomma il vostro desiderio di imparare determinate cose e il fatto di approfondire poi quegli argomenti che magari più vi interessano. Secondo me il motivo per venire a Siena è sostanzialmente questo, che i numeri sono piccoli e quindi consentono una didattica di eccellenza, un servizio, dei servizi di eccellenza, ma che nonostante i numeri siano piccoli, i servizi che vengono offerti sono tantissimi e di grandissima qualità.
io ed Elisa siamo in corso insieme e di frequentanti più o meno siamo in 12. Ora, noi facciamo European Studies, quindi una magistrale, e in inglese, perciò i numeri di iscritti già ovunque tendono ad essere un po' più bassi. Forse, non so se qui o per il tipo di corso o per il posto in cui siamo, il numero è, ora, gli iscritti siamo di più, ma frequentanti più o meno siamo una decina, ed è, cioè ci conosciamo tutti, è estremamente facile lavorare in classe, e questo sicuramente è un grande vantaggio, perché comunque non siamo in tre da dire non c'è confronto, ma non siamo neanche in 500 da dire è impossibile parlarsi. Quindi, insomma, io trovo che questi siano degli aspetti molto positivi. Ora taccio se qualcun altro vuole dire qualcosa. Perfetto, Martina, ti ringrazio. Ho visto che l'altro mio tutor Flora ha risposto a Fernanda, non avevo visto la domanda, hai fatto bene a rispondere Flora. I crediti in esubero in effetti possono essere richiesti, basta mettersi in contatto poi con la segreteria studenti, la segreteria didattica, e quindi è possibile chiedere anche dei crediti in esubero. Sara, Flora, Elisa, volete dire qualcosa anche voi a conclusione? Stiamo già ricevendo varie richieste anche sui nostri social, su Facebook, su Instagram, ci hanno contattato per altre informazioni, quindi ci stiamo distraendo un po' anche per questo. Perfetto, quindi abbiamo fatto presa. Sì, sembra di sì. Perfetto, allora io ringrazio tutti, ringrazio i miei tutor, ovviamente ringrazio il direttore, che ha, il professor Gerardo Nicolosi, che ha fatto l'introduzione, Fabio Berti, professor Berti del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, che è intervenuto spiegando in maniera più dettagliata il nuovo corso dell'N87 che partirà da questo anno, il corso di sostenibilità sociale e management del welfare, ricordo, quindi un corso di laurea magistrale che si aggiunge ai due corsi magistrali che già abbiamo. Vediamo se c'è un'altra domanda finale, no? Era semplicemente un saluto. Allora, se siete d'accordo, io interrompo la registrazione, saluto tutti quanti, vi ringrazio per aver partecipato e ripeto, se qualcuno di voi avesse perso la mia presentazione delle slide, può benissimo collegarsi sulla pagina Facebook, basta mettere scienze politiche Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali, vi appare la nostra pagina e la possibilità di accedere a queste slide che ho presentato in questo Open Day. Quindi, se non ci sono altre domande, chiudo questo collegamento di questa nostra prima esperienza di Open Day virtuale del nostro Dipartimento, sperando di vedere alcuni di voi poi in sede, finalmente, in presenza, come si dice, quando riprenderemo in maniera completa i nostri lavori. Grazie ancora a tutti e arrivederci. Arrivederci. Arrivederci professore e ciao a tutti. Arrivederci, grazie mille.